amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 9 di gennaio ed è Il mio compleanno. e quindi volevamo farvi vedere quello che faremo oggi. Allora, stamattina non sono andati a scuola, a parte Manuel perché non stanno tanto bene e quindi adesso si devono un po' Tanto la mamma rimettere. deve fare anche la torta di compleanno. E infatti adesso è solo un secondo in maniche corte, ma poi si mette di nuovo la maglia a maniche lunghe. Oppure la compriamo. No, la faccio io adesso. Ok. Quindi adesso lei scappa di là e io faccio la torta e vi faccio vedere quale ho scelto di Allora, fare. prima di partire volevo farvi vedere, questo qui è il regalo che Maurizio non sapeva che sarebbe arrivato. È un supporto per i joystick della PlayStation 4. E vi faccio vedere anche quello che invece mi sono autoregalata. Allora, per me mi sono presa questo qui. Per me è Giorgia perché ci piace tanto. Life is Strange 2. E ancora è ce l'ho fanato. No, non è vero, l'hanno aperto. Vabbè, non vedo l'ora di provarlo quando avrò tempo. Niente, adesso non gridate, non gridate. Adesso mi metto a preparare la torta e la crema pasticcera per la torta di Allora, Giana. per il pan di Spagna, che lo prendo dal canale YouTube di Fatti in Casa da Benedetta, io l'unica cosa che cambio è la farina perché userò questa qui della Char. E adesso andiamo a pesare lo zucchero e ce ne vanno 150 grammi. Io userò quello di canna, questo grezzo, ma devo trovare anche quello integrale. Sto facendo il pan di Spagna che Benedetta usa nella torta furba quadrata e devo dire che è stata una meravigliosa scoperta perché praticamente l'avevo già fatta l'anno scorso ed era venuta benissimo, era stato velocissimo farla. Quest'anno verrà non bene come l'anno scorso perché non ho tutte le cose bene bene come avevo l'anno scorso per decorare, perciò dovrò un po' inventare, ma per quanto riguarda la torta è un successo assicurato. Invece di farina ce ne vanno 150 grammi. Ops, ho esagerato. 160. Ok. Ecco. Adesso prendo 4 uova e le iniziamo a montare qui. Siamo a 3, ne manca ancora una. Ok. Adesso monto questo coso qui. No, l'ho montato al contrario. Ma no, è giusto. No, al contrario. Tanto adesso poi faccio andare più veloce. Vi faccio vedere solo mentre metto. Via.
Adesso inforniamo per 10-15 minuti a 180 gradi. Allora, è pronta. Eccolo qui. Ok, adesso in pratica dobbiamo andare a fare quello che faceva anche Benedetta, cioè spostiamo questo rotolo. Leviamo la presina, così non si brucia. Lei faceva così, l'ho già fatta, mi era venuta, spero che mi funzioni anche qua. Poi prendete la carta da farlo che è sotto, la carta da farlo che è sopra e capovolgete. E poi piano piano andate a levare la carta da forno che c'è qui. Ok. Io perché non ho voluto usare due. Se voi riuscite ad usarne magari una sola, ma è corta. Qua è quel pezzettino dove c'è andata a finire, ecco. Adesso lei diceva di andare a prendere un righè. Il peccato è questo qua, ma mi dispiace un sacco per questo che rimane appiccicato.
Lei diceva di andare a prendere un righello e, per prendere le misure in modo da tagliarlo. Io non ce l'ho un righello, quindi farò un pochettino d'occhio. Magari possiamo fare tipo così. Cioè, a me personalmente mi sembra che qua sia la metà. Speriamo bene, ragazzi, perché sennò è lunga. Comunque, come vedete, mentre sto tagliando è bello soffice e anche alto. E poi adesso da questa parte io direi che lei che la metà è all'incirca qui. Sono andata strettissimo, Ma ma sono andata per andare a consultare. sì, No, sì, praticamente poi, no, stavo chiedendo cosa le sta dicendo, poi io. qua Poi quando ho dovevo andare un sentito pochettino più in qui, Patria, ma vabbè. Ecco, adesso ve lo faccio vedere. È così. Sta raffredda e noi andiamo a preparare la crema per farcirla. Allora, adesso iniziamo a prepararci gli ingredienti per fare la crema al latte invece della crema pasticcera. Ho trovato la ricetta sul canale YouTube Unicorns Hit Cookies e quindi seguo quella ricetta lì, nuova, mai fatta, quindi sarà un esperimento. Ma vi devo dire anche un'altra cosa. Vi ricordate che vi avevo fatto vedere questo amido di mais e vi avevo detto che Gabriele i pancake non li poteva mangiare perché avevo dovuto usare questo che era col glutine. Benissimo, ho appena fatto una scoperta, grazie a Gabriele. Ora vi avvicino e vi faccio vedere. Aspettate, eh. Senza glutine. Quindi, se io avessi usato la farina senza glutine come io mi ero preparata, avrebbe potuto mangiare anche i pancake. Vabbè, comunque, buona a sapersi. Mi sembrava strano, infatti, che l'amido di mais avesse il glutine. Comunque, è questo qui è quello dell'Eurospin. Perciò adesso vado a prepararla con questa qua, la crema pasticcera, la crema al latte. Ok, ci servono, dice la ricetta, 40 grammi di amido di mais. E poi 80 grammi di zucchero, quindi lo andiamo a misurare qui. Ok. E poi andiamo a misurare lo zucchero, che sono, abbiamo detto, 80 grammi, sempre quello di canna uso io. Ok, e poi ci vanno 500 ml, vabbè, di latte freddo, io non ce l'ho freddo di frigo. E poi un cucchiaio di estratto di vaniglia, non ho nemmeno quello. E poi 20 grammi di miele, ma io il miele non ce lo metto perché secondo me già così sarà dolce. Perciò adesso vado a misurare il latte. Ok, adesso andiamo a misurare il latte. Io del sabato quello lì da mezz'ora avevo il magazzino ed era bello, cioè avevo tutto bene. Avevo rivestito pavimenti e pareti con Ok, e quindi adesso ci trasferiamo poi sul fuoco. Allora, prima di trasferirci sul fuoco, prendiamo l'amido di mais. Mi piacerebbe avvicinarvi di più, ma purtroppo non è possibile. Il mio telefono che fa pipipipipi. Aggiungiamo un goccino di latte e con una forchetta andiamo a
sciogliere praticamente l'amido di mais nel latte. Ok, adesso è ben sciolto e quindi ci trasferiamo sul fuoco. Allora, andiamo a mettere, come dice lei nella ricetta, tutto il latte nel pentolino spento per adesso e aggiungiamo scusate. E aggiungiamo lo zucchero, la vanillina che io ne ho trovato, cioè l'estratto di vaniglia, ma io non ce l'ho, e ho trovato un rimasuglio di vanillina, perciò noi metteremo questo qui, proprio poco, mica tanto, perché l'altra vanillina che ho è, ci possono essere tracce di glutine, quindi quella lì davvero non la posso usare per Gabriele. E poi prendiamo un cucchiaio di legno e iniziamo a girare. Ok, prima fiamma bassa, cioè a spento, tanto per inglobare bene tutti gli ingredienti, e poi andiamo ad accendere sotto, ho fatto andare il latte dappertutto, e lo portiamo a bollore. Intanto mescoliamo in modo che si sciolga bene lo zucchero. Ci siamo quasi, ma ancora non bolle. Però ci siamo quasi, siamo molto vicini. Allora, sta bollendo come vedete, quindi ora spegniamo. Prendiamo latte con l'amido che nel frattempo si è un po' depositato, quindi mescolatelo. Adesso andiamo a versare tutto quanto dentro al nostro latte caldo. Ok. E poi con il nostro cucchiaio di legno andiamo a mescolare per adesso senza accendere. E lei diceva che Nicole, mi sembra che si chiama, la ragazza del sito che vi ho detto prima, del canale YouTube che vi ho detto prima, che si sentiva già che iniziava a inspessirsi, cioè ad addensarsi e di mescolare non solo al centro, ma anche bene nei bordi, perché è lì che poi si va a depositare. Una volta fatto questo, lei diceva di riportare sul fuoco e riportare a bollore. E noi adesso è così che facciamo. Allora, inizia ad addensarsi, io la sento molto più densa e dobbiamo aspettare che bolla. Nel momento in cui inizia a bollire, la facciamo cuocere ancora per 1 minuto e poi andiamo a spegnere. Allora, sta bollendo, quindi adesso calcoliamo 1 minuto e poi spegniamo. Ok, il minuto è passato, adesso spegniamo e vi faccio vedere. Ok, adesso Nicole diceva di metterla in un contenitore per farla raffreddare più in fretta, di cercarne uno più largo il contenitore, meno tempo ci mette la crema a raffreddare. Siccome sono un po' di fretta, ne ho scelto uno così quadrato, bello grande. La crema è poca, così almeno fa veloce a. E poi di adagiarci sopra un pezzettino di carta da forno in modo che così non si forma la pellicina. Ok,
Dai, apri il regalo, io su. Faccio la mucca perché devi dire qualche trovato io. Io oggi vi faccio. Aspetta. Ti giuro poi adesso mi sto cercando. Ma lo sai cosa ci potremmo mettere? Però quella per il cioccolato. No, non le trappole. Fare, guarda, aspetta, ti faccio, te ne faccio, ti faccio. Più in giù, amore, dalle più in giù. Te la tengo qua. Io. Tu apri. Sono tutti fino a puntati su Mike. Ecco. Ma dai, cosa fai? Sto cercando di aprire. Tu cosa fai? Sto tenendo brutti sugli. Lila! È un po' piccolo. Cosa dici? Ma non iniziare a spaccare tutto con le pare, visto già da ti piace. Vuoi usare le forbici per togliere la perdita? Bambina bambina. Io ci voglio dormire. Vai. Oh. Wow. Ho mille d'oro le la carta qua. Però c'è ancora un'altra scatola. Ma c'è ancora un'altra scatola. Questa si gratta la testa. Mi ha tolto tutta la plastica. No, c'è ancora uno strato. Guarda la concentrazione di Giada. Posso dover schiacciare il buchino azzurro? Butta per... Anche io lo dicevo. Butta per... Ma non si vedeva ecco. Niente. Ma lo sai che devi anche collezionare la palla. Olilon. Apri quali sacchettini mio. Zara devi aprire i sacchettini. Sì. Devo tirare fuori bene per tutto, tutto. C'è niente. Ecco, ci sono anche i sticker. Sono sacchetti. No. Ah, è qui dentro. Si è tolto un fiocchetto. Devi aprire qui. Sì, apro. Lalo. Vuoi usare le forbici laggiù? No, sì. Sì, sono qua. Giada, Sabrina. Dammi. Sembra la sua esistenza. Poi Gabriele e io. E via! Sì. L'ha già detto, l'ha detto. No, sono più grande. Adesso si dovrebbe aprire. Più grande. No, no, questo qua era il suo cagnolino gattino. Oh. Secondo me era due pacchetti. Adesso l'allora è qua. Allora è qui, sì. E lì dentro ci sono i vestiti forse della Lori. No, forbici. Eh no, dentro c'era scritto che potevi trovare o cagnolini o gli animaletti oppure le LOL. E tu hai trovato un animaletto. E qui dentro cosa ci sarà? Neanche fatto troppo bene, tra parenti. Perché Dora qui dentro sta facendo qualcosa di molto strano. Mi si è spiaccicata la faccia, secondo me. Che cos'è la borsetta? Questo... Per metterci dentro il pupazzino. Ma gli si è spiaccicata un po' la faccia. Infatti non è neanche bello. Sono i suoi occhialini. Però non hai trovato. Ecco, mettici. Vabbè, io li metto lì. Metti gli occhialini. E poi cosa ci sono? Ah, anche gli stickers. Per la palla. Perché diventa una palla della neve. Adesso. E ci devi. Questi stickers sono da attaccare. Per farlo diventare un pupazzo di neve. Si è tolto il fiocco. E beh, tu ce lo rimetti. Va bene? Adesso noi ti lasciamo che tu qua fai tutto e io vado a finire la tua torta, ok? Sì. Volevo farvi vedere questi... Ops. Tè, questo, Maurizio ha preso 3 scatole di tè fatte così, con questi gusti un po' particolari del tè. Lemon macaron, strawberry cupcake,
per chocolate e blueberry muffin. Li ha presi su Amazon. E tre scatole le hai pagate? €11 forse. E sono appunto, vabbè, sono 20 in tutto, bustine, e sono 4 gusti, 5 per ogni gusto. Sono queste nuove bustine a piramide che, boh, vabbè. Vi farò poi sapere se li assaggerò, se sono buoni. E poi volevo anche farvi vedere questa bellissima calamita da frigo che ci ha portato da Roma l'amico di Manuel. È molto bella, mi piace un sacco, è veramente carina. E poi l'amico di Manuel, Crystal, ciao Crystal se ci stai guardando, gli ha regalato anche questa per Natale, questa bellissima maglietta originale della Roma. Grazie Crystal. Allora, noi abbiamo deciso con Gabriele, sempre che oggi è stato il mio assistente per eccellenza, di mettere questa marmellata che è senza glutine, di metterla sul pan di Spagna e poi dopo metterci un po' di crema. Non so cosa ne verrà fuori. Più o meno ho spalmato la crema, si è solidificata. Bellissimo, facciamola vedere. Ve lo facciamo vedere, è venuto così. E c'è anche la borsetta, c'è il fiocchettino. Adesso glielo ridò. Mamma, c'erano due tipi di bocche e due tipi di occhi. E niente, dicevo, l'ho spalmata, raffreddandosi si è solidificata un po' e... è un po' un casino spalmarla, però vabbè, ce la facciamo. Adesso prendiamo un altro strato. Non li metto uguali perché così, perché mi va così. Adesso bagniamo di nuovo con latte. Ho messo la marmellata, la crema, siccome avanzava, l'ho spalmata un pochino intorno in modo da coprire gli strati, vedete? E adesso devo fare ancora questa latte. Thank you.
Tanti auguri a te, tanti auguri a Dina, tanti auguri a te. Brava! C'è anche la luce! Cade, cade, cade! Cade! Non è più bello che ti piace la torta, Giadina? Una sembra buona. Sembra buona, cereali. No, qua ci sono i cereali. Non sei, è io vino. Un 9. No, non so. È un 9. Sì. È più grande, ma è più grande. Eh sì, poi faccio così. Vabbè, fai come vuoi. Partecipa anche il gatto. Ma cosa fa? No, vuole partecipare il gatto. Allora ti riporto il gatto. Ciao. Infatti l'ha fatto. Ah. Non è un come studiare? Ho fatto un quadrato, smetti. Quello lì fanno fare dalla mamma. Lo fa da sola. Lo fa da sola. Tienlo con una manina, brava. Oh mio Dio, sì, sì, te ne parlo la gente. Mangiare qua il piatto. Lui sa. Mamma mia. Piano, 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 prendila. Bravissima, guarda qui, tanti auguri Giadina, grazie, lo devo ancora più. Giana, com'era la torta? Buona. Questa è quella che è rimasta e Giorgia continua a volerne. Beh, meno male, non era tanto bella ma almeno era buona, anche Pia l'ha assaggiata. E la vuole anche lei. Sì, Pia, cosa vuoi dire?
Pia? Pia? I'm baby. Pia? Non te le puoi prendere la seconda volta? No, non posso prendere. Vorrei prendere una seconda volta. Sì, ma non potevate fare prima una foto con me? Vero, con la torta davanti! E basta! Calma! Sì, ma io sono questa parte, beh. Sabrina, non devi dire la parte! Vero, ha fatto con l'effetto baby, come ha fatto Sabrina, il mio effetto della vita di Giorgia. Sabrina, sono stata... Prima di voi, no, non ci provare neanche. Il video è finito, siamo felici di avervi fatto vedere, di avervi fatto stare con noi in questo giorno speciale, per il compleanno di Giadina. E c'è pure questa. Diralo. È un gattino delle LOL, rosa, che se lo metti nell'acqua lì diventano i capelli ricci. E dentro c'è lei, dietro c'è la borsetta con dentro gli occhi. Poi ci proviamo. Adesso noi andiamo a fare la nanna e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.